Il campanile nel lago, il simbolo della Val Venosta, è a un tempo fiabesco affascinante. Dal chiaro lago di Resia, lungo 6 chilometri, e davanti alle maestose montagne della selvaggia Vallelunga, emerge solitario un campanile. La storia, però, che sta dietro questa immagine da cartolina, è molto meno idilliaca. La chiesetta romanica del XIV secolo è muta testimone dell'irresponsabile costruzione della diga avvenuta subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Un bacino artificiale per la produzione di energia elettrica era il progetto successivo, ancora sotto l'impero austro-ungarico. Il governo italiano, nel 1920, ha ripreso il progetto e ha concesso un'elevazione del livello d'acqua fino a 5 metri. La dimensione di questo progetto non era tanto preoccupante perché non aveva un immediato pericolo per i paesi Curon e Resia. Nel 1939 lo Stato ha concesso al consorzio Montecatini la costruzione di una diga, la quale doveva permettere un ristagno d'acqua fino a 22 metri. Le popolazioni di Curone e Resia venivano totalmente trascurate. Con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il progetto fu temporaneamente abbandonato. Gli abitanti dell'Alta Val Venosta credettero che il progetto del bacino artificiale fosse sepolto per sempre. Nel 1947, però, sbalordendo le popolazioni dei due paesi, la Montecatini annunciò l'immediato proseguimento della costruzione del lago artificiale. Nell'estate del 1950 tutto era ormai pronto. Le chiuse sono state serrate e l'acqua si è alzata. 677 ettari di terreno sono stati sommersi. Quasi 150 famiglie hanno perso i loro averi. La metà di queste è stata costretta all'emigrazione. I risarcimenti erano molto modesti. Gli abitanti di Curon sono stati sistemati in baracche di fortuna, costruite in gran fretta all'inizio di Vallelunga. Con questo progetto di diga, centinaia di famiglie hanno perso le basi della loro esistenza. Oggi il campanile nel lago a Curon è stato messo sotto protezione ed è diventato una calamita per turisti e il simbolo del comune.